Ciao ragazzi, in questo video voglio recensirvi un'auto abbronzante, sicuramente l'avrete visto già dal titolo del video e ve l'avevo detto anche nel video di sabato. Il motivo è perché settimana scorsa, ora mi faccio anche il calcolo di quanti giorni sono passati, ho utilizzato per la prima volta un'auto abbronzante, se vedete sono più abbronzata del solito e non è perché sono stata in vacanza purtroppo, semplicemente è appunto perché ho utilizzato un'auto abbronzante. Voglio recensirvi il prodotto che ho utilizzato e voglio dirvi che cosa ho imparato perché era la prima volta che lo utilizzavo, sono andata a cercare un tutorial su internet come fate voi quando cercate uno dei miei tutorial, la stessa cosa faccio io quando non so qualcosa. Ho trovato una ragazza che ha spiegato davvero molto bene tutti i passaggi dell'applicazione, mi sono trovata bene con questo procedimento e quindi oggi voglio dirveli anche a voi così magari se non sapete come fare potete apprendere quello che ho preso io settimana scorsa. Inizio con il dirvi qual è l'auto abbronzante che ho utilizzato, voglio ringraziarvi perché in tanti me l'avete consigliato su Instagram, ve l'avevo chiesto, vi ho detto mi consigliate un buon auto abbronzante perché non l'ho mai utilizzato, in tanti mi avete consigliato questo qui di Sam Moritz nel colore Dark. Praticamente, vedete, è questo qui. C'è anche il colore medium, però mi avete detto, Giulia, non prendere il medium perché esce fuori molto arancione, prendi il dark che è un colore più naturale. Effettivamente il colore mi piace tantissimo, è super naturale, sembra davvero che io sia stata una settimana alle Bahamas, anche se ovviamente non è così. E quindi appunto come colorazione, se dovete prenderla, vi consiglio anche io la dark, la media non l'ho provata, però questo qui è veramente un bel colore. Quando lo acquistate vi metterò il link qui sotto in descrizione, non me lo chiedete nei commenti, lo sapete, vi metto direttamente il link di qualsiasi cosa, parlo all'interno di ogni video di quello che indosso sul mio viso qui sotto nell'info box, così potete direttamente cliccare il link e andare ad acquistare i singoli prodotti. Quello che ho acquistato io viene fuori, cioè si acquista insieme al guantino, perché l'auto abbronzante diciamo va applicato con il guantino, può essere messo anche con le mani, però uscirebbe fuori un gran casino. Ora vi spiego i singoli passaggi così magari capite. Calcolate che forse mi vedete i fascioni della canottiera perché sabato, siamo, che praticamente oggi è lunedì, cioè vedrete il video poche ore dopo che l'ho girato, sabato siamo andati a un incontro con uno youtuber che segue Andrea, che è stato veramente carinissimo e gentilissimo. Lui parla di aerei, tutto quello che riguarda il mondo dell'aeronautica, abbiamo fatto anche un giro sull'ultraleggero, insomma è stato fighissimo e ovviamente siamo stati tutto il giorno all'aria aperta, portavo la canottiera anche mettendo la protezione solare, mi sono abbronzata di più nelle zone scoperte, quindi ho due fascioni più bianchi rispetto al resto del corpo, però vedete che non si notano troppo perché diciamo che ci avevo passato sopra l'auto abbronzante, quindi tutto il mio corpo più o meno era di un colore uniforme. Calcolate che io credo di aver messo l'auto abbronzante giovedì, quindi è passato venerdì, sabato, domenica e oggi lunedì, sono passati 4 giorni e sono ancora abbronzata. Io pensavo che in realtà dopo 2 giorni andasse via, però a questo punto credo che duri tranquillamente una settimana, poi si può decidere se riapplicare o meno. Anche avendolo da così tanti giorni il colore risulta comunque uniforme, non sono a macchie, potete vederlo anche voi, cioè non ho macchie sul corpo. È veramente un prodotto fantastico questo qui, poi non so se ve l'ho detto, costa tipo 12,90, comunque sotto i 15 euro, non ricordo esattamente il prezzo. E appunto vi ripeto, anche portandolo da tanti giorni il colore va via in modo uniforme, sicuramente i primi 2 giorni risultavo molto più abbronzata di adesso, però non è che ho una macchia più scura qui, una macchia più chiara di lì, il colore del corpo è uguale da tutte le parti, cosa da non sottovalutare, perché so, e la mia paura era proprio di uscire fuori a macchie, molti autoabbronzanti lo fanno, con questo mi sono trovata davvero benissimo. Può essere applicato sia sul viso che sul corpo, infatti se ci fate caso il colore del viso e del corpo è uguale. Ovviamente quando strucco e sfoglio tramite il Clarisonic il mio viso, l'auto abbronzante tende ad andare via sul viso, quindi sicuramente il viso mano a mano che passano i giorni risulterà più chiaro del resto del corpo, perché ovviamente anche semplicemente andando a strofinare un pochino di struccante sul viso un piccolo strato di pelle se ne va via. Voglio parlarvi un attimino dell'applicazione. Allora,
Diciamo che dovreste farlo, il momento migliore per farlo è il pomeriggio, perché comunque dovete tenerlo su per 3 ore. Allora, iniziamo dalla preparazione. Dovete esfoliare bene il vostro corpo, mi raccomando, quindi andare a togliere tutte le cellule morte che ci sono sulla vostra pelle per creare una superficie più liscia possibile e per levare appunto quella parte della pelle che può andar via anche strofinando con una spugna quando poi vi fate la doccia. In questo modo rischierete che escano appunto delle macchie o della pelle vada via in una zona piuttosto che in un'altra. Una volta esfoliato il vostro corpo dovete radervi, anche quella è una cosa che può creare una superficie non uniforme, quindi se la mettete su braccia, gambe, insomma vedete voi, fate la ceretta prima oppure usate la lametta. Personalmente utilizzo la lametta perché sto facendo il laser, vi parlerò anche di quello una volta che finisco i trattamenti. Cercate appunto di creare una superficie più liscia possibile. A questo punto, calcolate che avevo fatto il video di proviamolo insieme, però siccome ovviamente l'autoabbronzante deve essere applicato sul corpo senza vestiti, l'inquadratura era tipo così e non si poteva vedere il video tutto il tempo, appunto, che si vedeva soltanto il mio faccione, quindi ho detto vabbè, facciamo una recensione come si applica, che sicuramente viene più carino e più interessante il video. Ora, prima di applicare il prodotto, dobbiamo mettere la crema nelle zone più secche e nelle zone che hanno le pieghe. Questa è una cosa, ovviamente devo ancora perfezionare l'applicazione, se vedete il video di sabato avevo tipo tutte le mani macchiate. Dovete mettere la crema sulle mani, specialmente nella parte inferiore, ma anche e su, come si chiamano? Falangi, falangine, falangette, queste qui insomma. Dovete mettere la crema sulle mani dove ci sono le pieghe, nelle zone più secche, qui intorno ai gomiti e sui piedi, perché ovviamente dobbiamo evitare che l'autoabbronzante attacchi in modo, non so, come attacca sul resto del corpo. Le mani magari tendono ad essere più chiare in alcune zone, appunto non vogliamo dare effetto sporco come ce l'avevo io in quel video. Ne avevo messa davvero poca di crema, invece ovviamente poi utilizzandolo capirò meglio come funziona. Applicate una buona quantità di crema in queste zone, poi prendete il vostro guantino e shakerate bene il prodotto, andate a mettere il prodotto sul guantino, esce fuori tipo a mousse, e poi prendete il guantino e semplicemente lo strofinate sul corpo. Lo vedete dove lo mettete perché la zona si colora istantaneamente più scura, quindi lo mettete su tutto il corpo, procedete così, dappertutto. Magari mettetelo prima sul viso, ovviamente non è il massimo passare prima sui piedi e poi sul viso, quindi io prima l'ho messo sul viso e poi sono scesa mano a mano verso il basso. Nella zona dietro la schiena io ci sono arrivata tranquillamente da sola, sono abbastanza snodata. Se non riuscite, o infilate tipo la spugna, quella per lavarsi dietro la schiena, oppure vi fate aiutare da un'altra persona che deve semplicemente fare questo e colorarvi la schiena scura. Calcolate che con l'autoabbronzante sono riuscita quasi del tutto ad eliminare i segni del costume. Comunque ero stata un paio di volte al mare, ma non avevo preso così tanto colore, però i segni del costume si vedevano. Sono riuscita ad eliminarli quasi totalmente, sia intorno al seno sia nella zona dell'inguine. È una cosa che io odio, i segni del costume, vorrei non averli, però ovviamente non è che uno può andare al mare senza costume. Quindi passandoci magari un paio di volte sono riuscita quasi totalmente a cancellarli. Ovviamente mano a mano che adesso mi schiarisco riescono fuori, però appunto vi ripeto, se volete potete metterlo un po' dappertutto. Una volta che terminate l'applicazione dovete stare attenti, perché se vi sciacquate, che ne so, le mani, comunque l'acqua che tocca l'autoabbronzante è come se lo va a sciogliere, quindi cercate di stare attenti quando vi lavate le mani o se sciacquate il guantino. Io l'ho sciacquato subito, infatti mi sono andati tipo gli schizzi sulla pancia, ho visto che c'erano delle goccioline che si scolorivano, ecco, magari cercate di stare attenti in quel caso. Ora, una volta che abbiamo messo, che abbiamo finito di applicare il prodotto su tutto il corpo, riprendiamo nuovamente la nostra crema idratante e la ripassiamo nelle zone in cui magari vogliamo cercare di scolorire leggermente il prodotto, quindi ancora una volta qui intorno alle mani o magari qui sul gomito o sulle ginocchia, vedete un pochino voi che zone avete secche. Quando applicate il prodotto sulle mani e sui piedi cercate
di non rimetterlo sul guantino, ma di andare con il guantino scarico per passare bene qui in mezzo alle dita, ma in modo che, diciamo, la mano non diventi troppo scura. A questo punto dovete aspettare 3 ore, potete aspettare anche di meno se volete un risultato super naturale e super leggero, insomma. Io ho aspettato 3 ore, dovete mettere dei vestiti larghi e stare attenti, magari se avete il divano bianco non vi poggiate sul divano bianco, mettete un asciugamano sotto, perché in queste 3 ore l'autoabbronzante deve aderire alla pelle. Passate e quindi mettete anche dei vestiti larghi in modo che non andiate a sporcare i vestiti. Poi vi fate la doccia, ma non andando a strofinare con la spugna o non con il sapone. Dovete semplicemente sciacquare il vostro corpo dal residuo di autoabbronzante che è rimasto. Asciugate e siete super mega abbronzate, tipo Jennifer Lopez, fighissime. Mi sembrava davvero di essere appena tornata da una vacanza. Calcolate che questi giorni non ho fatto nient'altro che guardarmi allo specchio e dire: oh, sono super abbronzata, perché erano tantissimi anni che non era così, che non riesco ad andare in vacanza, non riesco ad andare al mare. Comunque, quando prendo il sole sto sempre attenta, ho fatto un video apposta, ve lo lascio qui, su come prendere il sole. Non mi piace stare 28 ore sdraiata sul lettino e poi tornare a casa ed essere bruciata. Comunque ci tengo a proteggere la mia pelle, e utilizzando un prodotto come questo posso avere un'abbronzatura senza stare appunto 6 ore a prendere il sole. Ci sono tantissimi motivi per cui si vuole utilizzare un autoabbronzante, non state qui a giudicare: ah, ma che fate, mettete l'abbronzatura finta? Non lo so, magari sia un evento, non abbiamo tempo di abbronzarci, vogliamo avere le gambe più colorite, vogliamo semplicemente sembrare di un altro colore. Non lo so, ragazzi, ognuno fa come gli pare. Sono sicura che ci sarà qualcuno qui sotto che scriverà qualcosa di cattivo, perché lo scrivono in quasi tutti i video. Però non state qui sempre a... cioè, non giudicate sempre nella vostra vita. Se uno una volta, un giorno della propria vita, ha voglia di abbronzarsi e sembrare Jennifer Lopez, chi se ne frega, cioè, può farlo tranquillamente. Non vedo che male può fare agli altri un po' di finta abbronzatura. E questo è quanto. Comunque, se c'è qualcuno che utilizza autoabbronzante da più tempo e magari è in grado di darci dei consigli, fatelo qui sotto nei commenti, perché io per adesso l'ho utilizzato solo una volta e ovviamente devo perfezionare il metodo di applicazione. Ho fatto un sacco di macchie qui intorno alle mani, al gomito, insomma devo bene capire come funziona l'applicazione. Non si può nascere imparati su tutte le cose che ci sono da fare in questa vita. Quindi se c'è qualcuno che ha qualche consiglio, per favore ce lo scriva qui sotto, così almeno diventiamo ancora più brave nell'applicazione appunto della nostra abbronzatura finta. Spero che questo video possa esservi stato utile. Magari, non lo so, non ci avevate pensato fino adesso, io era una cosa che volevo sempre fare ma poi non facevo mai, non lo so, perché non sapevo come si metteva. Poi alla fine mi sono decisa, ho detto: ah, proviamo, anche se esco a macchie per una settimana non succederà nulla, al massimo faccio tutti giorni l'esfoliante sul corpo e se ne va via. Quindi ragazzi, questi sono i consigli che ho imparato io e che voglio trasmettervi. Vi ripeto, sicuramente diventerò più brava. Aspetto qui sotto i vostri consigli, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!